Oggi parte il percorso di confronto fra città metropolitana e comune di Castellammare. Lei è un nuovo amministratore, che cosa si aspetta da questi incontri? Ma è stato intanto un incontro costruttivo, perché tra istituzioni bisogna dialogare, bisogna progettare per migliorare quelle che sono le esigenze delle città. Oggi per la prima volta ho avuto l'incontro con il direttore generale Cozzolino, con il quale ci siamo confrontati e abbiamo parlato dal punto di vista operativo della concretezza da mettere in campo. Ecco, diciamo che nei progetti ci sta una grande elaborazione, ci sono delle proposte. Voi come Comune di Castellammare, che siete più vicini ai cittadini del vostro territorio, avete già delle idee, delle proposte da sottoporre per integrare il piano strategico e anche per la possibilità di accedere ai fondi? Sì, anche di questo abbiamo discusso. Il primo, diciamo, obiettivo che voglio mettere in campo come sindaco di una città come quella di Castellammare è migliorare la vivibilità dei miei cittadini attraverso praticamente investimenti concreti sulla mobilità urbana. Ecco, un'altra cosa, sindaco, purtroppo in questi 3 anni di avvio della città metropolitana c'è stata una scarsa partecipazione dei comuni all'attività della città metropolitana. Purtroppo spesso anche le riunioni di conferenze dei sindaci non sono state accolte positivamente dai sindaci. Pensa che a seguito anche di questi incontri queste cose possano modificarsi, cioè ci sia una maggiore partecipazione? Ma bisogna incentivare la partecipazione. Io come sindaco non mi sottraggo mai a nessun tipo di incontro, perché se si pensa al bene della propria città e dei propri cittadini, gli incontri servono per confrontarsi operativamente sulle cose concrete da mettere in campo. Si è parlato di fondi, di cifre cospicue, quindi che ben vengano questi incontri, che siano costruttivi e soprattutto siano utili per la cittadinanza tutta.